21 studenti coinvolti, 9 concerti, uno dei quali il 9 agosto renderà omaggio a Luca Signorelli. È questo il Cortona Piano Festival. L'idea nasce da un'esperienza che abbiamo già fatto in realtà sul territorio salentino e che diciamo ha reso necessario l'espansione del concetto di masterclass su qualcosa di più ampio e che portasse anche alla cittadinanza un messaggio importante da parte sia dei ragazzi che dei docenti. Quindi non solamente un corso, non solo la parte formativa, ma anche una parte performativa un pochino più consistente e che ci ha portato a pensare, a cercare anche un luogo in cui far nascere questo progetto. L'esibizione più attesa è quella della pianista russa Natalia Trulla, accompagnata dall'orchestra Calamani, diretta da Carlo Moreno Volpini. È una delle illustri pianiste di fama internazionale che ci fa l'onore di essere qua nella nostra prima edizione di questo festival. È per noi un onore poter fare questo concerto al Teatro Signorelli e essere, diciamo, far parte di questo grande evento che è il Cortona Signorelli 500. Ok, il grazie va ad Anna Maria Papi che ha voluto fortemente questa iniziativa, questo evento, trovando appunto lei stessa gli sponsor per la copertura finanziaria. Noi abbiamo dato il nostro patrocinio in maniera convinta anche perché poi questo evento si interseca con la mostra Signorelli, quindi il 9 agosto ci sarà un concerto dedicato a Luca Signorelli, al Teatro Signorelli e, come ho detto poc'anzi, in Piazza Signorelli.